Massimi esperti chiamati a raccolta per la rinascita della riserva d'Annunziana dopo l'incendio del 2 agosto 2021, ma le loro indicazioni non sono state seguite e in più l'accatastamento dei tronchi di Pino d'Aleppo costituisce un grave pericolo per un nuovo incendio. Analisi severa quella del gruppo consigliare della lista Pettinari per l'Abruzzo sulle condizioni in cui versa la riserva d'Annunziana quasi 3 anni dal terribile incendio del 2021. Ad illustrare la situazione la consigliera comunale Caterina Artese, agronoma e dunque con specifiche competenze, si continua a considerare il più importante polmone verde della città un parco urbano piuttosto che una riserva e, nonostante una legge regionale lo indichi con chiarezza, si continua a fare a meno di un'autorità che abbia ruolo di supervisore sull'intero comparto. Era stato dato anche un incarico a una fondazione, Alberitalia, che aveva detto come fare a fare l'esbosco, quindi aveva dato indicazioni di fare delle strade principali, di segnalare le piantine in rinnovazione, che infatti erano state segnalate con delle bandierine, e quindi di stare attenti nel letto di caduta quando veniva esboscato le piante secche, di stare attenti a non distruggere la rinnovazione. Ma questo non è stato fatto, perché se noi adesso andiamo nel comparto 5, che era quello di riserva integrale, nel comparto 3, nel comparto 4, non c'è una piantula di Pino d'Aleppo, ci abbiamo robinia e elanto. Questo sta a indicare che il lavoro ancora una volta è stato eseguito male. Nonostante le indicazioni degli esperti sostanzialmente. Poi c'è un altro problema, questo accatastamento è un grosso pericolo soprattutto con queste temperature così alte. Certo, con queste temperature così alte è un grande pericolo, però è un grande pericolo la sua presenza stessa, perché esiste quello che viene chiamato il triangolo del fuoco, che sono i 3 elementi che ci devono stare perché si verifichi un incendio, ed è il materiale altamente incendiabile. Qui ce l'abbiamo, abbiamo Pino d'Aleppo resinoso secco, quindi si incendia, abbiamo l'ossigeno perché le cataste non sono neanche fatte in maniera regolare, c'è un accatastamento anche di materiale piccolo che proprio si usa per accendere il fuoco, e poi siamo tra 2 strade e le strade sono proprio i luoghi dove più facilmente iniziano i focolai di incendio. Abbiamo anche chiesto che il sindaco venga a fare un sopralluogo assieme a noi per rendersi conto, perché noi abbiamo grandi esperti come la dottoressa Caterina Artesi, abbiamo fatto una serie infinita di proposte, vanno solamente accettate.